Mosche? Leoni? L'altro giorno guardavo un documentario bellissimo. Parlava dell'Africa. Nello specifico parlava dei leoni. Splendido animale, il leone. Quante similitudini ci sono tra noi esseri umani e il mondo animale. E qui nasce la riflessione: mosche o leoni? Il leone è forte, è rilassato, vigile ma rilassato. Dritto e attento ad osservare tutto quello che c'era attorno a lui. L'unica cosa che lo disturbava erano le mosche. Quante mosche ci sono in giro? Eppure il leone non si spostava. Le osservava, le guardava, ci giocava, ma non era arrabbiato. Provate a pensare se il leone perdesse tutta la sua forza, la sua energia, la sua attenzione a combattere le mosche. Probabilmente sarebbe sfinito quanto dovrebbe affrontare le vere sfide e le vere guerre contro altri leoni. La guerra contro altri leoni sono rare, invece le mosche sono quotidianamente a migliaia. Prima di consumare le nostre energie, la nostra attenzione, la nostra forza di volontà, dobbiamo accertarci che siano mosche o leone, perché in caso contrario, quando ci sarà una vera guerra da fare, saremo già stanchi per aver combattuto